Di questa possibile trattativa ve ne parlai quando più o meno? Un mesetto fa, perché appunto era da parecchio tempo che si parlava di una possibile cessione di Marco Piazza alla Fiorentina. E parliamo anche delle cifre. Io mi sono basato su ciò che ha scritto Di Marzio, poi non so se è affidabile o meno. Di solito è una fonte abbastanza attendibile. Lui parla di 2 milioni di prestito oneroso, altri 20 di diritto di riscatto e la possibilità di controriscatto della Juventus per 26-27 milioni, il che comunque è un'ottima cosa, perché non capita molto spesso di dover aggiungere solamente 4-5 milioni in più per riprenderti un giocatore. Quindi diciamo che sotto questo aspetto l'operazione è abbastanza buona. È abbastanza buona anche perché in questo momento la Juventus ha bisogno anche di vendere. Ha venduto Caldara, ha venduto Higuain, ha venduto Piazza, probabilmente nei prossimi giorni proveranno anche a vendere Sturaro, il che non è semplice perché ci sono talmente tante squadre che si contendono Sturaro che non è mai semplice poi piazzarlo effettivamente in una squadra vera e propria. E niente, sostanzialmente al momento la Juventus ha bisogno di batter cassa. Dopo gli investimenti che ha fatto, adesso è giunto il momento di iniziare a vendere per poi, forse, chissà, magari piazzare un altro colpo importante a centrocampo. Parlando invece di Piazza, cosa dire? Sotto un certo punto di vista mi dispiace, perché alla Juventus lui ha dato veramente molto poco, soprattutto perché è stato quasi sempre infortunato, ha subito due gravissimi infortuni, quindi non ce lo siamo goduti più di tanto, ecco. Sicuramente un giocatore con un ottimo potenziale, è un giocatore veramente molto bravo, si vede che è un giocatore con determinate caratteristiche e con delle determinate qualità. Alla fine basta vedere una partita vecchia della Juventus o basta averlo seguito con lo Schalke 04, è un giocatore veramente molto interessante, però considerando che lui comunque deve trovare questa continuità di rendimento, e dato che questa continuità di rendimento è difficile trovarla alla Juventus, capisco anche la cessione, anche perché lui giustamente vuole giocare, la Juventus comunque si deve liberare anche del suo ingaggio. In attacco ne è già 6 e questi 6 giocatori comunque sono, no, giocatorini abbastanza importanti, quindi io capisco questa trattativa. Alla fine è giusta, la Juventus ha bisogno di batter cassa, il giocatore ha bisogno di giocare, alla Fiorentina sicuramente troverà spazi in più rispetto a quello che avrebbe trovato la Juventus. Adesso non so se giocherà titolare, dipenderà anche molto dalla condizione fisica del giocatore, perché comunque rimane un giocatore abbastanza fragile sotto quel punto di vista, però sicuramente mi auguro anche per lui che riuscirà a trovare un minutaggio abbastanza importante. E nulla, questo è tutto quello che avevo da dire. A lui gli auguro un enorme in bocca al lupo, anche perché Purino se lo merita, soprattutto perché poverino ha avuto sempre una sfiga boia, quindi si merita di fare almeno una stagione da integro, soprattutto a buoni livelli, perché lui è un giocatore di un certo livello. E nulla, fatemi sapere magari voi qui sotto con un commento che cosa ne pensate di questa trattativa. Noi ci vediamo tra qualche giorno così con un nuovo video. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!